Diana Candela, accesa, si metta davanti al vestito, quindi passi avanti. A nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Con il nostro momento di Signore. Basta música. Secondo Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Preghiamo Dio che desidera il bene e la salvezza di tutti, e pieni di speranza diciamo: salva il tuo popolo, Signore. Da giovinezza perenne alla tua chiesa. Salva il tuo popolo, Signore. Colma dei tuoi doni il nostro Papa benedetto. Custodisci il nostro Vescovo Alessandro. Proteggi e santifica la nostra città di Trapani. Il Vescovo è stato sostituito da Padre Dragna, che stava un po' male. Aiutaci a realizzare il bene comune. Thank you.
Signore ti. Via Garibaldi, oggi 6 agosto, oggi è la vigilia della festa di Sant'Alberto che domani Trapani è illuminata a festa. Ci sono un po' di turisti in giro. Andiamo a vedere la processione di Sant'Alberto. Siamo in via Corso Vittorio Emanuele. Gli addobbi sono molto più
Signore, arrivederci, grazie. E ci avviciniamo verso la cattedrale. Questo è Palazzo Cavarretta, dove c'è scritto Viva Sant'Alberto. San Lorenzo e Maria di Trapani.